No, mi sembra un'iniziativa molto bella. Io peraltro non conosco molto, diciamo, di medicina, quindi anche per me sono un ascoltatore atipico e mi sembra interessante, c'è un panel di persone molto ampio, diverso, che sia in un'università mi sembra anche un modo per avvicinare i giovani, gli studiosi, a una visione più, direi, sociale della medicina. Fight the Stroke è un'associazione che io conosco da qualche mese, ho conosciuto specialmente Francesca, ci ha illustrato l'origine, gli sviluppi, le iniziative, tutto quello che gira intorno alla loro energia e la voglia di produrre informazione e cultura intorno a dei temi difficili e rilevanti. Noi come Vibram supportiamo nel pomeriggio un workshop con una trentina di persone che analizzeranno i temi del movimento in generale, come il movimento può aiutare a prevenire, a costruire un dispositivo di benessere nella vita che produce riflessi rilevanti anche sul mondo della salute in senso più ampio. Avremo una trentina di persone, ci sono designer, medici, osteopati, giornalisti, gente, diciamo, universitaria, e cercheremo di costruire parole chiave per avere una specie di brainstorming mirato con un report finale di azioni che si possono promuovere nell'immediato futuro per dare continuità a questo workshop.